Le scuole superiori della Toscana provano a ripartire di nuovo. In questo primo giorno di zona gialla è scattata l'ora X per 166.000 studenti. Una scommessa per la nostra regione, unica tra quelle più grandi ad essere ripartita con le lezioni in aula. Il suono della campanella ha segnato il rientro tra i banchi per la metà di coloro che frequentano le scuole superiori. L'altra metà dei ragazzi, infatti, rimarrà ancora in didattica a distanza e le classi si alterneranno tra DAD e presenza in aula. Dopo una pausa natalizia più lunga di sempre, gli studenti erano a dir poco entusiasti di fare il rientro a scuola. Non vedevamo l'ora, perché con la didattica a distanza, con la connessione che non andava bene, e niente, speriamo si possa tornare al più presto alla normalità. Cioè è bello rientrare così, rivediamo i nostri compagni. Io sono molto felice anche perché in didattica a distanza, nonostante fossi diciamo più organizzato, era più difficile capire, a scuola capisco molto molto meglio. La didattica a distanza è normale, cioè studi, però io preferisco in presenza. Sì, cioè c'hai tutti i compagni, anche il professore lo vedi, non è che stai col computer, quindi è meglio. Le autorità cittadine hanno monitorato questo primo giorno di riapertura all'Istituto Fermi di San Filippo, dove era presente anche il provveditore agli studi, Donatella Buonriposi. La sfida è dei prossimi giorni, perché come vedete stamani abbiamo uno spiegamento di forze enorme e quindi un controllo molto accurato, e i prossimi giorni non dobbiamo abbassare la guardia e continuare su questa linea.